La chiesa parrocchiale di Salgareda non è riuscita a contenere le tante persone che si sono strette alla famiglia per l'ultimo saluto a Davis Marson, il giovane di 28 anni, morto nel pomeriggio di Pasquetta nel tragico incidente stradale a Romanzioldi, 90 di Piave. Parenti, compaesani e tanti giovani, amici di Davis, hanno voluto dimostrare con la loro presenza l'affetto a mamma Sonia, papà Giancarlo e al fratello Loris in questo momento di immenso dolore. Nel ricordare quanto sia stato bello per coloro che lo hanno amato, aver conosciuto Davis e l'averlo avuto come amico, Don Corrado Ferronato ha fatto riferimento all'esempio evangelico del chicco di grano, un chicco, quello di Davis, caduto in terra troppo presto ed in modo inaspettato. Ma ciò non toglie che esso può portare ancora frutto. Davis credeva in modo forte nell'amicizia. Era un generoso, si dava alla sua famiglia, si dava agli altri, senza risparmiarsi. Egli lascia a tutti noi questi valori, valori veri, valori autentici, su cui si può costruire veramente una vita bella. Questo mio corpo vedrà il Salvatore. Nel mazzo di fiori degli amici più cari, una grande foto, un collage dei momenti di gioia ed allegria trascorsi insieme a ricordare quanto Davis amasse la compagnia di quei giovani che in lacrime oggi l'hanno salutato per l'ultima volta, portando conforto con un abbraccio ai familiari.